Come di consueto, siamo andati a riprendere il consiglio comunale. Vediamo un estratto nel servizio di Francesco Mascini Migliorini. Numerosi gli argomenti all'ordine del giorno, a partire da comunità accogliente. Il Consiglio Comunale ha promesso all'Associazione Comunità Accogliente di mantenere gli impegni presi nel Consiglio del 14 agosto, sperando in opere di collaborazione con le tante associazioni presenti nel territorio mercoianese per trovare una sede adeguata. Questa soluzione ci sarà, la dobbiamo definire con l'ufficio tecnico. L'assessore Assunta Napolitano ha comunicato che verranno fatti anche dei controlli su quali sono le attività realmente svolte da alcune associazioni nei locali di proprietà comunale affinché non si tengano aperti spazi in pratica inutilizzati. Il consigliere Filomena Argenziano ha sottolineato la mancanza di organizzazione e di criterio nella scelta delle attività per l'estate mercoianese, la mancata pubblicizzazione degli eventi stessi e l'inefficienza del ruolo del direttore artistico. La maggioranza ha rimarcato la partecipazione della cittadinanza alle attività, ma il consigliere ha sottolineato più volte la poca razionalità nelle scelte e nell'uso dei fondi, che ammontano a 48.000 euro per la comunicazione e a 47.000 per gli spettacoli. Perché abbiamo nominato un coordinatore, abbiamo pagato 1.500 euro per coordinare il diritto dell'estate mercoriano, non mi rendo conto, non mi capacito di come è possibile far coincidere due eventi. Sono seguite delle interrogazioni da parte dei membri della minoranza sulla questione del PUC, il piano urbanistico comunale, sull'affidamento dei servizi cimiteriali e sui lavori canteriali. La nostra interrogazione è quella di sapere a che punto è l'iter procedurale della squadra quali gruppi hanno compilato la lettera di manifestazione di interesse, quante e quali hanno presentato l'offerta e se le offerte tecniche, la cosiddetta busta, sono state aperte. E ancora sulla verifica dell'agibilità sismica delle scuole non effettuate per ragioni economiche e della piscina che dovrà riaprire senza aver garantito la sicurezza. In questa occasione si è ragionato economicamente sui terreni boschivi da taglio dai quali il comune potrebbe guadagnare anche fino a 400.000 euro e sulle strutture di Casa Pagano e di Casa della Perpetua di proprietà del comune ma non messe a reddito. L'assessore Izzo ha presentato tre nuovi progetti. Uno è il benessere giovani, finanziato con 80.000 euro a cui possono accedere persone dai 16 ai 39 anni che non riescono ad inserirsi nel mondo del lavoro, con particolare attenzione anche al fenomeno della dispersione scolastica. Necessario ora è trovare le aziende disponibili a partecipare al progetto. Benessere giovani per i ragazzi da partire dai 16 anni ai 39 anni, questo progetto per tra virgolette i più sfigati, diciamo, ragazzi o persone adulte che non riescono a inserirsi nel mondo del lavoro. Il secondo è Live Partenio, finanziato con 400.000 euro. Questo prevede anche l'utilizzo di strutture per i bambini da 3 ai 5 anni e da 6 a 12 anni. Il terzo invece è Mercogliano Loreto Music, finanziato con 100.000 euro. Altro argomento spinoso toccato è stato quello del codice etico promosso dai membri di minoranza. Il codice etico naturalmente nasce come strumento rivolto agli amministratori politici per alzare l'asticella rispetto a quelle che le altre norme che già esistono. Un passo avanti quindi per temi come la corruzione o il conflitto di interessi, visto come un forte segnale per i cittadini. Membri della maggioranza hanno contestato la proposta facendo riferimento alla presenza di numerose leggi su tali temi e soprattutto alla dignità e alla formazione personale di ognuno dei consiglieri, dicendo in pratica che non c'è bisogno di firmare un codice etico per comportarsi in modo lecito e corretto. Possiamo andare a questa proposta, voi chi si astiene? Io mi astengo per la motivazione che vi ho illustrato. Ci asteniamo. Chi vota contro? Nessuno. No, no, no. Io sono. Ah, chi vota contro? Allora, no, noi ci asteniamo. Io voto contro. Allora, queste non vi aspettate, Gina la segretaria, non vi aspettate niente da questi. Chi sono questi? Questi chi sono? Chi sono questi? Specifici! La consigliera Maddalena Poerio ha cominciato la discussione sul caso degli incendi, sottolineando la matrice dolosa e anche la mancanza di opere di contenimento nella montagna, cosa che aumenta il rischio di alluvioni con la proposta di una delibera articolata in più punti.
Sono presenti la richiesta di riconoscimento dalla Regione Campania di calamità naturale per il Monte Vergine, la richiesta alla comunità montana Partenio Valle di Lauro, opere di monitoraggio e il ripristino delle mulattiere per facilitare l'accesso, corsi di formazione antincendio per i volontari, l'incremento della videosorveglianza e dare possibilità all'esercito di intervenire in seguito all'accorpamento del corpo forestale con i carabinieri e i vigili del fuoco previsto dalla legge Madia. Inoltre compiere opere di pulizia nella montagna, soprattutto nei valloni, ed effettuare una denuncia contro i ignoti. I membri della maggioranza, in particolar modo il sindaco e l'assessore Giacomo Dello Russo, hanno contestato vivamente la proposta a causa delle righe iniziali che parlano di lentezza negli interventi e mancanza di personale adeguato. La lentezza degli interventi e la mancanza di personale adeguato, preparato e conoscitore del territorio hanno notevolmente rallentato l'opera di spegnimento. Non è così! Non è così! Non è così! A tal proposito sono stati resi noti i dati del Genio Civile, che parlano di 392 uomini e 47 mezzi soltanto nel periodo che va dal 31 luglio al 2 settembre. E a un certo punto, il 19 di agosto, considerate che in Italia ci sono canadair non per tutte le regioni campane, c'erano due canadair e un elicottero che si chiama Osso Bruno, che sprigiona 8.000 litri ogni volta che interveniva, assolutamente. Il problema è che si spegneva da una parte e si accendeva a destra, poi a sinistra, poi sotto le antenne, e quando l'elicottero andava sotto l'antenne c'era un'intemperia, e quindi l'hanno dovuto intervenire, e quindi il canadair toccava gli alberi, li sfiorava. Ma giustamente chi fa questo lavoro lo deve saper fare. Io sbandavo ogni volta che passavo in camera. Quindi di alta tensione e che ci passava vicini i fili dell'alta tensione. Qualcuno ha riso, qualcuno faceva la foto. Noi invece vi invitiamo a seguire il nostro canale YouTube, dove potete trovare le versioni integrali dei consigli comunali. Non facciamo in tempo a pubblicare un servizio sul consiglio comunale, che subito ne fanno un altro. Ormai ogni 10 giorni ce ne sta uno, vediamoci pure quest'altro. Il consiglio comunale tenutosi il 25 settembre prevedeva all'ordine del giorno due argomenti: la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie comunali e la delibera relativa all'emergenza incendi boschivi. Inizialmente però la consigliera Poerio è intervenuta per chiedere delucidazioni in merito alla situazione relativa alla sede di comunità accogliente, visto che il 30 settembre l'associazione dovrà abbandonare la struttura messa a disposizione fino ad ora. Ma in questa settimana, come ho detto, gli ospiti avranno continuità fino al 30 del mese, dopodiché attaccheranno direttamente con la concessione della struttura che nelle prossime ore l'amministrazione praticamente concederà. È seguita l'approvazione da parte della sola maggioranza della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie comunali. L'ente ha infatti deciso di approvare la deliberazione di giunta comunale 139 dello scorso 20 settembre, sulla quale ha relazionato il consigliere Carmine Dello Russo. È stata deliberata infatti l'alienazione della partecipazione in Irpinia Net, non più funzionale al perseguimento dei fini istituzionali del comune, alla conservazione della partecipazione societaria in CT Ati SPA lo 0,5% e in Alto Calore Servizi SPA l'1,24%, in quanto funzionali al perseguimento dei fini istituzionali del comune. Infine alla trasformazione della Mercoiano Servizi SRL in azienda speciale, che assumerà quindi la denominazione di azienda speciale Mercoiano Servizi. Parlo anche del gruppo Mercoiano Canada, mantenere in vita la Mercoiano Servizi SRL che ha un massissimo fatturato, che non produce importanti utili e che addirittura è risultata in perdita lo scorso anno, non rientra in una gestione efficiente dei servizi. A che serve la Mercoiano Servizi? Oltre al fatto di rappresentare probabilmente un bacino di voti per in sede elettorale. Maggioranza e minoranza, dopo aver istituito un gruppo di lavoro che si è riunito per ben 3 volte, sono giunti ad approvare all'unanimità la delibera relativa all'emergenza incendi boschivi riproposta dalla minoranza. Dall'Argentina a Mercoiano per ascoltare il poeta del pianoforte. Sono tango all'abbazia del Loreto. Solo tango all'abbazia del Loreto e ritmo caliente dell'Argentina. Ad inaugurare il Festival Anniversario 2017 il concerto Solo Tango, tenutosi venerdì 22 settembre alle 18.30 presso la Sala degli Arazzi dell'Abbazia di Loreto, con ingresso libero. Da Velázquez a Piazzolla, passando per Gardel con la sua famosa comparsita.
ad interpretarla il talentuoso pianista tedesco di origine bulgara Georgi Mundrov, considerato un poeta del pianoforte. Ricordiamo che il festival, la cui direzione artistica è stata curata dai maestri Nadia Testa e ad Alessandro Crosta, si avvale della collaborazione della comunità benedettina e della Biblioteca Statale di Montevergine e del MIBACT, Soprintendenza Archeologica, sede di Avellino. Anche quest'anno l'associazione Igor Stravinsky omaggerà gli anniversari musicali 2017 con diversi concerti, che sono iniziati venerdì 22 settembre e si concluderanno domenica 15 ottobre. E adesso andiamo a preparare le nostre salsicce. E le apriamo. Pronte per essere sbriciolate nel fondo che adesso andiamo a preparare. Ed ora andiamo in preparazione. Olio d'oliva, cipolla, salsiccia, metà acqua, metà latte. Spieghiamo e aggiustiamo di pepe e di sale. E un pizzico di pepe. Possiamo aggiungere la zucca. E mescoliamo. Copriamo una ventina di minuti. Perfetto, possiamo mettere l'acqua sul fuoco. Più di un pizzico di sale. Aggiungiamo il fondo . Il piatto è pronto . Lo possiamo impiattare
piatto è pronto. Buon appetito. Il città di Mercoiano è pronta ad affrontare una nuova stagione. In vista dell'esordio, siamo andati a trovare i nostri campioni. Il città di Mercoiano è pronto ad affrontare una nuova stagione. Siamo andati a trovare calciatori e dirigenza durante l'allenamento settimanale in vista dell'esordio stagionale in Coppa Campania previsto domenica 1 ottobre. Parte questa nuova avventura, una nuova stagione sportiva, quest'anno non in seconda categoria ma in prima categoria. Abbiamo fatto una sorta di unione di forze con il Monteforte, che ci ha ceduto parte dei giocatori più l'allenatore. Noi abbiamo portato in dote qualche giocatore, qualche altro buon giocatore di categoria anche superiore, grazie al lavoro appunto di Ferraro è arrivato. La squadra è stata rinnovata rispetto allo scorso anno, ci sono stati degli innesti nuovi, degli innesti di categoria come Storti, Guerriero, Di Falco, Cunzo, Denunzio. Queste persone messe insieme ai nostri riconfermati e a qualche giovane andato a prendere in maniera ponderata, con scelte ponderate, penso che possiamo far bene quest'anno. Purtroppo forse la nota dolente come al solito per noi di Mercoiano è che non possiamo ancora disputare il campionato a casa perché non abbiamo ancora una struttura nostra. A Mercoiano ci ha ospitato ancora una volta Monteforte, io ringrazio l'amministrazione di Monteforte, il sindaco Giordano che effettivamente ci ha accolto a braccia aperte ed è doveroso fare dei ringraziamenti agli sponsor che sono stati anche quest'anno pronti a sostenerci. Senza questi amici che ci danno una mano è inutile dire che non potremmo essere qui sul campo oggi a cercare di far realizzare un sogno, che è quello di avere una squadra che approda per la prima volta Mercoiano nella promozione. La squadra c'è, noi siamo fiduciosi. L'augurio mio ai giocatori, l'augurio mio all'ambiente e l'augurio che ci sia quanta più gente da Mercoiano e da Monteforte a sostenerci. Intanto la settimana scorsa, il 24 settembre, si è svolto il quarto Memorial Michele Valente. È stata una giornata di festa e di divertimento dove tutti i partecipanti si sono ritrovati nel campetto delle suore salesiane. Il programma della giornata prevedeva la messa celebrata da Don Vitaliano della Sala, tornei a premi di briscola e di calcio 3 contro 3, karaoke e salsicce a volontà. Mm.